Ciao a tutti gente, rieccoci qua con un nuovo video. Mi dispiace dover registrare con l'illuminazione artificiale perché dà qualche piccolo problema, ad esempio quello che vedete qui sulla mia testa, sembra che mi si stia aprendo le porte del paradiso sul soffitto, però ho appena finito di vedere il sesto episodio di She-Hulk e voglio far uscire il venerdì, per quanto mi sarà possibile, le recensioni su queste puntate, quindi sono costretto a registrare a quest'ora, dove l'illuminazione naturale ce n'è ben poca fuori dalla finestra, ma vediamola così. Questa recensione avrà qualitativamente, almeno a livello estetico, la qualità che ha questo sesto episodio di She-Hulk. E fatta questa premessa, vi posso ricordare di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace alla fine del video, qual è il video, dovesse piacervi, e seguirmi sulla mia pagina Instagram, songio.gram. E possiamo cominciare con la recensione di oggi. Sigla! Vedi tu che mi ero anche scordato di accendere la lampada per illuminarmi il viso. Dunque, che cosa è successo con questa sesta puntata di She-Hulk che riconferma una tesi circa una maledizione che colpisce non solo le serie Marvel, ma tutte quelle targate Disney Plus. Io non so che cosa succederà con Andor di Star Wars uscito ieri per me, io non l'ho ancora visto, suppongo lo guarderò, ma ancora non l'ho visto. Però probabilmente arriverà a metà facendosi riconoscere come un prodotto di buona qualità per poi andare a scemare, perché la cosa che succede con tutti i prodotti Marvel dall'inizio alla fine se ne salvano, ripeto, due, tre in croce massimo se vogliamo essere buoni. Ma a me, se proprio devo pensare a una serie dei Marvel Studios che ha funzionato dall'inizio alla fine, mi viene in mente soltanto Hawkeye. Le altre hanno tutte qualcosa che non va, tutte qualcosa ce l'hanno, riesco a trovarlo, non mi preoccupate. Comunque, She-Hulk è riuscita non solo a rispettare questa regola, ma anche a rispettarla benissimo, ovvero She-Hulk sarebbe stato composto da 9 episodi, quindi era un po' incerta su quale punto dovesse utilizzare per andare a scemare completamente, perché chiaramente la metà di 9 è 4,5 e lei non voleva andare a scemare a metà del quinto episodio, quindi ha fatto così. I primi 4 episodi sono stati buoni, alcuni molto buoni. Il quinto episodio è stato un po' meh, insomma, così così, dai, ce lo facciamo andare bene. Il sesto episodio fa schifo e se manterrà quello che la maledizione le impone, tutti i prossimi episodi faranno schifo. Di conseguenza ha avuto quattro episodi buoni, quattro episodi cattivi e un episodio nel mezzo che fa da scivolo dal bene al male. Funziona perfettamente, in questo glielo devo riconoscere. Chissà, speriamo che riesca magari a farmi dire no, avevi torto, non è stato così come immaginavi tu. In realtà ci sono stati solo questi due episodi che hanno traballato perché non sapevano bene come riempire la serie, hanno messo queste cose completamente inutili e in realtà dal settimo in poi sarà una cosa fighissima, assurda, incredibile. Speriamo bene. Comunque, questo sesto episodio che cosa racconta se non il niente più assoluto? È proprio un episodio. È un filler, è chiaramente un filler, almeno io l'ho percepito così. È un episodio che viene messo lì perché non sa niente, non si ha nient'altro da raccontare. E l'avvenimento principale è quello inerente a questo matrimonio, dove Jennifer fa da damigella d'onore a una persona che è di un odioso incredibile. Non capisco perché siano ancora amiche. E io mi sarei trasformato nella mia versione Hulk e l'avrei scaramentato sulla luna alla prima occasione utile. E in questo matrimonio vediamo cose che già sappiamo o che ancora ci rimangono poco chiare. La prima cosa a cui mi riferisco è Jennifer è sola, non ha nessuno perché finora tutti si sono interessati solo a She-Hulk. E è una cosa che abbiamo appurato, no? Cioè è una cosa che vediamo dal secondo episodio, se non sbaglio, con la roba della sua famiglia che l'avevamo vista, che tutti erano entusiasti per questa novità e lei invece ci rimaneva un po' male, era rammaricata, non voleva che tutti si interessassero a She-Hulk, lei era Jennifer Walters, ok? E questo è il concetto che ancora una volta veniamo a vedere. Io sono un po' stufo, sinceramente, vorrei vedere come affronta questa situazione il personaggio. Non voglio vedere il personaggio che la vive dal secondo episodio fino al sesto, e probabilmente lo farà ancora fino alla fine. E poi un altro concetto è quello che non mi era chiaro sin dal quinto episodio, e ripeto, io purtroppo non ci sto arrivando. Magari qualcuno sì e può spiegarmelo qua sotto nei commenti. Ovvero, Jennifer Walters è riuscita a convivere con Shulk o no? Perché sembra di sì, ma non ho ancora capito quale sia la fase di passaggio. Adesso è in questo episodio triste perché per X motivi non può essere She-Hulk quando vuole lei. E in realtà lei avrebbe voluto esserlo. E poi si rammarica perché lei non è She-Hulk. Ma io l'ho conosciuta all'inizio della serie che lei non voleva essere She-Hulk, voleva mostrare di essere se stessa, Jennifer Walters. Io non trovo l'anello di raccordo che mi faccia passare da un personaggio che rinnega la sua doppia identità a un personaggio che l'abbraccia. E la prima motivazione utile che mi viene in mente, molto stupida,
Ovvero l'ha fatto perché doveva difendersi nella causa contro Titania. È questo che non mi torna. Ma passiamo invece a Titania, uno dei personaggi più orribili del Marvel Cinematic Universe fino ad adesso. Io non capisco veramente il senso di questo personaggio, soprattutto per quello che fa in questo episodio. Nella parte spoiler andrò a parlarne. Non voglio farlo senza fare spoiler perché purtroppo penso di non riuscire, ma comunque non mi è ancora chiara la sua utilità, se non quella di una macchietta a tratti comica, e una macchietta che invece deve stare lì soltanto per far sì che Shulk dia un pugno a qualcuno ogni tanto, perché nella Marvel una cosa non può mancare: si può parlare di comicità, di alcuni prodotti a tema horror, alcuni prodotti un po' più romantici, alcuni teen. Ma una cosa deve rimanere ed è l'azione. Un minimo di azione ci deve sempre essere, perché stiamo parlando di supereroi e supereroi si picchiano. Quindi mi sembra che Titania sia messa lì soltanto per farsi dare un pugno in faccia ogni tanto e basta. Non bastasse tutto l'obbrobrio che gira attorno a questa storia del matrimonio, c'è un caso parallelo, il caso settimanale, e questo è veramente, veramente orribile. Questo è bruttissimo, non ha senso, è stupido, è noioso, è corto e grazie a Dio, ma è così corto che sembra ancora più inutile di quanto già non sia. I personaggi sono veramente inutili, noiosissimi, e anche un personaggio che nello scorso episodio si era presentato come uno abbastanza forte, abbastanza serio, che un po' rompesse i toni con il resto della serie, in questo episodio diventa un cretino con una singola battuta che fa. E anche lì, boh, non ho capito poi neanche bene come si sia risolta questa cosa. Proprio non serve proprio a nulla, a nulla. Sono minuti aggiunti a una cosa che già è un po' relativamente corta, ok? Perché in realtà guardiamo questo episodio per 23 minuti. Perché anche se vediamo scritto su Disney Plus 31 minuti, 7 di quei minuti sono dedicati unicamente ai titoli di coda. Ne sono più che sicuro. Quindi vediamo per poco più di 20 minuti, tra i 20 e i 25, queste cose, e devono riuscire addirittura a riempire una durata così esigua con qualcosa di futile. E va bene, e un'altra cosa che devono aggiungere è un accenno di trama orizzontale che, e ne parliamo nella parte spoiler, secondo me non ha il minimo senso. Perciò, per chi non ha visto l'episodio, non fatelo, abbandonate questa serie se siete in tempo. Io poi magari se mi rivedete settimana prossima che sono di nuovo entusiasta, la riprendete e vi recuperate anche il sesto, ma il sesto episodio è veramente inguardabile. Perciò, per chi non l'ha visto, uscite da qui, recuperatelo e poi tornate per la parte spoiler. Per chi l'ha visto, invece, parliamo di queste due cose. Anzitutto, Titania, scopriamo finalmente, e finalmente neanche troppo finalmente, perché è semplicemente la terza apparizione del personaggio questa, perché Titania ce l'ha con Shulk, ovvero è semplicemente invidiosa. Ma invidiosa di che cosa? Del fatto che Shulk sia più forte e che sia più apprezzata? Non mi sembra che Titania sia così disprezzata. Anzi, Titania ha tutta la sua azienda e i suoi followers, tutti i suoi fan. Boh, a me non sembra così disprezzata. E Shulk non mi sembra neanche così tanto apprezzata, se devo essere sincero. Non è così tanto ammirata. Anzi, c'erano raccolte di commenti, interviste di persone che non le erano molto a favore di questa nuova supereroina. Però vabbè, ma soprattutto Titania. Titania non ha tutto questo disprezzo addosso da super cattiva. E poi, cioè, io non capisco davvero invidiosa di che cosa. Avrei preferito che giustificassero invece questa cosa ricollegandosi, riallacciandosi alla prima puntata, al motivo per cui era in tribunale. Magari era lì per una specifica ragione che ancora non sappiamo. Perché per quanto ne sappiamo noi, se non ci fosse stata quella prima puntata, Titania non è nient'altro che una che dirige un'azienda di cosmetici e c'ha un sacco di follower su Instagram. Non ha nessuna ragione per entrare in un tribunale e spaccare tutto. Avrei preferito conoscere una ragione, sapere che Shulk l'ha fermata, che per lei era una cosa importante e che quindi in questo episodio voleva vendicarsi come aveva già provato a fare nello scorso. Tra l'altro, come lei ci sia arrivata in questo matrimonio, io non l'ho ancora capito. Stava frequentando uno, dice, e quindi lui l'ha portata con lei. Ma quindi lei poi dice di essere venuta al matrimonio soltanto per vendicarsi di Shulk. Quindi lei ha cercato un tipo che sapeva essere amico dello sposo. E con questo qui ci ha fatto un intrallazzo amoroso per far sì che lui la portasse al matrimonio, ma prima allora avrebbe dovuto anche sapere che questo era invitato al matrimonio. Boh, io non l'ho ancora capita questa cosa, secondo me è proprio stupidissima. E altra cosa invece di cui mi voglio lamentare è la trama orizzontale che viene accennata. Perché questa trama orizzontale non ha il minimo senso, ovvero sembra che ci sia qualcuno che vuole uccidere Shulk. Spero ci dicano il perché. Sembra che ci sia qualcuno che voglia prendere il sangue di Shulk. Spero ci dicano il perché. Ma insomma,
Questa la trama orizzontale? C'è davvero, c'è qualcuno che vuole uccidere un supereroe? Wow, non è così da quando è uscito il primo Iron Man nel 2008? Non, davvero, spero che me la spieghino meglio, perché così a naso mi puzza di grandissima cavolata. Chissà, magari nei prossimi episodi rimarrò sorpreso. Ma alla fine di questo sesto episodio posso dire soltanto una cosa, anzitutto che mi rammarico, perché se recuperate il mio primo video su She-Hulk, su questa serie, avrete sicuramente capito quanto io ero entusiasta, perché il primo episodio mi era piaciuto davvero un sacco e aveva retto bene anche per i prossimi 2-3 episodi, poi è andata lentamente a scemare. Adesso però mi bazzica solo un'idea in testa, un solo pensiero, una sola riflessione. Io voglio guardare She-Hulk solo e unicamente perché non vedo l'ora di vedere Daredevil che entra nel Marvel Cinematic Universe con il suo nuovo costume. E non c'è nessun'altra ragione. E ho una grandissima paura, perché temo, e temo tantissimo, che un personaggio a cui sono così tanto affezionato, io adoro la serie che gli è stata dedicata su Netflix, io ho paura che verrà rovinato da una serie con questi toni e da un Marvel Cinematic Universe che deve sottostare a delle regole commerciali e non può trattare i personaggi con il dovuto rispetto. Detto questo, la mia recensione si conclude qua. Io vi ringrazio per avermi seguito fino ad adesso. Vi ricordo le solite cose all'inizio del video, quindi iscrivi, lasciate un mi piace, seguimi sulla pagina Instagram, songio.gram e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!